Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati a questo nuovo video targato hyperitalia.com. In questo video andiamo a fare una prova, come molti utenti mi hanno chiesto, di iOS 8.1.1, quindi della prima beta, su iPad 3 come modello di riferimento per gli iPad un po' più anziani rispetto ai più recenti, che sicuramente dovrebbero funzionare meglio. Quindi andiamo a vedere come si comporta, se è più fluido della 8.1 normale e comunque se ci sono dei miglioramenti o peggioramenti con questo nuovo aggiornamento. Ricordiamo comunque che questa è una versione in beta, quindi potrebbe presentare dei problemi che verranno magari risolti nella versione finale, e quindi magari se ci sono dei problemi che notiamo sul nostro iPad non è detto per forza che siano dovuti agli anni di anzianità. Iniziamo subito. Iniziamo a vedere il nostro dispositivo con un semplice scorrimento tra le pagine. In questo modo vediamo che il dispositivo è abbastanza fluido e risponde senza tanti problemi. Proviamo ad aprire qualche applicazione per vedere come si comporta la velocità di elaborazione del dispositivo. Ovviamente in molte applicazioni avremo bisogno anche di una connessione piuttosto rapida e quindi tutto quello che vedete non è per forza indicativo della potenza pura dell'iPad, ma dipenderà anche dal tipo di connessione, come ad esempio il caricamento delle immagini sulle applicazioni qui in App Store. Vediamo che l'iPad qui ancora è bloccato, non riusciamo a muoverci. Ora questo dipenderà un po' sì dalla velocità di caricamento, però anche un po' sicuramente dalla beta. Ora funziona tutto, riusciamo a spostarci senza problemi in tutte le sezioni. Proviamo con classifiche. Bene o male la velocità di caricamento è accettabile. Proviamo con un'app che magari non richiede connessione internet per vedere come si comporta. Proviamo con calendario. In questo momento vediamo che è comunque tutto abbastanza fluido. Proviamo ad aggiungere un evento, funziona anche tutto abbastanza bene. Proviamo la tastiera, vediamo test, calendario, iOS, prova, tastiera veloce. Vediamo che, vabbè, a parte qualche piccolo errore di scrittura, non ci sono, diciamo, lag nella tastiera. Ancora proviamo a fare un'altra prova, accediamo a iBooks ad esempio, vediamo che alla fine il libro viene caricato anche piuttosto velocemente, nonostante insomma il dispositivo non sia più così recente. Dico abbastanza velocemente perché, utilizzando frequentemente iBook, posso dirvi che questo dispositivo non è mai riuscito, diciamo, a leggere tutto un libro velocemente, insomma a caricarlo tutto in pochissimi secondi, quindi come velocità siamo bene o male nella media. Ancora proviamo qualche altra cosa, vediamo di accedere ad un'altra applicazione, magari proviamo con Pages. Anche qui c'è un po' da attendere nel caricamento, però niente di più rispetto a quanto non dovessimo attendere con iOS 8 normale. Proviamo a fare ancora un'altra prova per la tastiera, per vedere come si comporta la scrittura. Vediamo. Bene, ritardi non ce ne sono e neanche tanti lag, quindi questa è una cosa sicuramente migliorata rispetto a iOS 8.1, perché lì trovavamo svariati ritardi. Proviamo con un'altra cosa, ovvero lo sblocco, perché molte volte capita che durante lo sblocco il codice non venga, diciamo, letto rapidamente. Vediamo. In realtà adesso con la beta questa interfaccia è migliorata parecchio. Possiamo ancora provare a vedere il multitasking come si comporta. Vediamo che effettivamente riusciamo a chiudere ed aprire le app senza tanti problemi. Ancora vediamo le impostazioni se caricano rapidamente. Sì, alla fine devo dire che sembra un aggiornamento piuttosto
correttivo, insomma, tanti problemi che c'erano prima già dalla 8.1 erano stati risolti, ma adesso sembra ancora di più che le cose che siano cambiate, anche il centro di controllo, la schermata del centro notifiche carica abbastanza velocemente. Ecco, qui devo rispondere a una domanda che mi avevano fatto su Twitter. Non c'è l'effetto blur come su iPhone, quindi rimane sempre questo effetto differente su iPad che, diciamo, oscura la finestra, e non c'è questo effetto di sfocatura che in realtà è presente sugli iPhone, quindi quello che è simile a questo qui presente invece nel centro di controllo. Ancora possiamo provare ad aprire altre applicazioni, ad esempio apriamo Twitter. Questa è sempre un'applicazione che si connette alla rete, infatti ci mette leggermente più tempo, quindi diciamo che sfatiamo il mito che avevamo visto su App Store: il problema risiedeva soprattutto nella velocità di connessione, quindi non dipende per forza dal dispositivo, dalla velocità del dispositivo, perché anche qui sta caricando veramente molto molto lento. E sono pronto a scommettere che dipende dalla mia connessione. Comunque, per farvi capire su che livelli ci assestiamo, vi faccio vedere anche uno speed test della mia connessione, così non vi preoccupate se dite magari questo iPad è così lento. In realtà dipende sempre dalla velocità di connessione. Infatti, se notate la velocità della mia connessione, vi potrete subito fare un'idea di in quali condizioni io stia registrando questo video, e potrete vedere che ovviamente è giustificabile il ritardo sia su App Store sia su Twitter, insomma sulle varie applicazioni che richiedono una connessione. Quindi con 1.30 mega al secondo di download, diciamo che possiamo ritenerci anche abbastanza soddisfatti per la velocità di caricamento. Proviamo a fare ancora qualche altra cosa che non richiede connessione, quindi per testare il sistema in sé. Proviamo qui Spotlight, appare abbastanza rapidamente. Proviamo magari con un'applicazione fotografica a vedere se riusciamo a sfruttare al meglio questo nuovo sistema, quindi a vedere se andiamo più lenti o meno lenti rispetto a prima. Ok, ad esempio riprendiamo la stessa foto che avevo usato per fare il test di Pixelmator e vediamo come il sistema si comporta sia con i filtri di altre applicazioni sia con le regolazioni in sé di iOS. Vediamo che comunque è tutto abbastanza reattivo, come vedete riesco a modificare abbastanza fluidamente, anche se ci sono dei piccoli scatti, ma solo nell'animazione, i parametri della mia foto. Proviamo anche a utilizzare altri effetti, vediamo come si integra il sistema, se riusciamo ad avere comunque una reattività degna di nota. Vediamo, aggiungiamo un altro effetto, alla fine il sistema si integra abbastanza bene, funziona abbastanza bene, decisamente, se posso dirlo, meglio della 8.1 in generale, perché veramente non noto gravi problemi, si chiude tutto in modo reattivo. Vi faccio anche vedere per completezza che la versione è la 8.1.1 e che ovviamente sono disabilitate tutte le funzioni, diciamo, di riduzione movimento, eccetera. È tutto esattamente come da stock. Ok, ora proviamo con Pixelmator, vediamo come si comporta il nostro sistema. Andiamo a modificare una foto qualsiasi che ho aperto, vediamo come riusciamo. Ecco, adesso ad esempio è anche presente il nuovo pennello ripara con l'aggiornamento. Ora facciamo una prova, anche se questa foto è leggermente sfocata. Vediamo che comunque carica abbastanza velocemente, quindi anche le applicazioni sono abbastanza ottimizzate. Ok, il lavoro non l'ho fatto, diciamo, benissimo, però è solo indicativo. Possiamo provare con dei pennelli a vedere come funziona. Ok, diciamo che siamo abbastanza su livelli accettabili. Non vedo tantissimi problemi. Proviamo a cambiare strumento, magari chiudiamo con questo, andiamo a dipingere qualcosina. Ok, ancora siamo abbastanza fluidi. Ecco, qui proviamo con qualcosa di un po' più pesante, andare a modificare proprio il contrasto, la luminosità. Vediamo che comunque l'applicazione reagisce bene, quindi questo sistema riesce a ottimizzare anche alcune applicazioni che sono abbastanza pesanti, diciamo, che anche se con i vari aggiornamenti migliorano per quanto riguarda la loro prestanza, la loro potenza, comunque se il sistema è pesante, anche queste applicazioni, diciamo, vanno ad essere più pesanti. Invece riusciamo qui a modificare veramente tutti gli effetti in modo semplice, senza gravissimi problemi. Ok, adesso chiudiamo anche questa applicazione, proviamo con l'ultimo test.
per vedere come ci comportiamo con ad esempio GarageBand, che è comunque pesante come sistema. Ok, l'applicazione si sta caricando, infatti era più pesante di quanto pensassi. Proviamo a fare una registrazione, abbasso il volume. Allora proviamo a suonare così qualcosina per vedere come va. Ovviamente andiamo poi a cambiare anche strumento, proviamo a creare svariate cose per verificare la resistenza, insomma, dell'iPad. Sto sempre pigiando a vuoto qui, così a caso, diciamo, giusto per provare a vedere. Ora, per fare più veloce inseriamo direttamente dei loop, quindi andiamo a caricare la libreria dei loop, aggiungiamone qualcuno, non so neanche, diciamo, cosa uscirà fuori da questo tipo di, diciamo, di composizione, però diciamo che sto facendo in generale. Ok, sono usciti solamente per ora percussione, andiamo a mettere qualche altro tipo di effetto, qualche altro tipo di strumento. Ok, scendiamo ancora, vediamo fin dove riusciamo. Per ora è ancora abbastanza fluido il tutto, riesco senza problemi a muovermi. Proviamo magari adesso a registrare con tutte le tracce accese, però possiamo dire che siamo abbastanza soddisfatti di questo dispositivo. Non vedo rallentamenti, si riesce anche a registrare senza problemi. Ora sto, proviamo anche con l'autoplay, ad esempio, tutto funziona. Ok, va bene. Quindi ragazzi, questo iPad diciamo che ha ripreso vita, già l'aveva più o meno resuscitato iOS 8.1, dopo che iOS 8.0 insomma l'aveva, diciamo, fatto morire, stramazzare a terra. Ora con la beta di iOS 8.1.1, a parte che la beta è abbastanza fluida, non ho trovato gravi problemi in nessun tipo di funzione del sistema, anche durante le risposte ai messaggi. Ho provato con le email, Safari, ecco, magari proviamo per ultima cosa anche Safari per vedere come ci comportiamo anche a caricare una pagina, se riusciamo a fare tutto in fluidità, anche se la connessione era quella che era. Comunque sia, il sistema diciamo che si è ripreso parecchio e non sento più tantissimi problemi. Quindi penso che comunque la versione finale di queste di questo iOS 8.1.1 possa migliorare ancora, per la contentezza anche di chi ha iPad 2, perché ricordiamo che questo è iPad 3, quindi iPad 2, che è l'ultimo supportato, dovrebbe avere bisogno ancora di una spinta in più. Va bene ragazzi, per questo video è tutto, io vi ringrazio per averci seguito. Ovviamente se il vostro iPad ha perso di reattività con iOS 8.1 e avete, diciamo, problemi, potete confidare in iOS 8.1.1, perché come avete visto funziona tutto abbastanza bene. Va bene ragazzi, grazie per averci seguito, alla prossima!